Sono Luca Bertozzi, ho 27 anni, sono di Viareggio e per un anno, da un anno, sono diventato costruttore del Carnevale di Viareggio, nella terza categoria, la categoria più piccola, nella speranza di diventare un grande carrista come i grandi carristi della nostra storia del Carnevale. Siamo qua a Viareggio per parlare della manifestazione più importante della città, dell'inverno, che è il Carnevale di Viareggio. D'estate viviamo di turismo balneare, abbiamo una lunga striscia di spiagge e di stabilimenti balneari e poi viviamo anche della cantieristica navale, ma l'inverno soprattutto il turismo viene per il Carnevale di Viareggio. Riaccendiamo la città per il Carnevale, che vive da 140 anni a questa parte. Per molti ragazzi di Viareggio il Carnevale è un sogno, un grande sogno, e sin da piccoli ci divertiamo proprio a rappresentarlo, a costruire con i giocattoli i grandi carri del Carnevale in miniatura. E veramente per tanti viareggini è sentito molto. E per me si sta da un anno a questa parte concretizzando e realizzando questo sogno, perché sono entrato a far parte sì della categoria più piccola, che però per me è già l'obiettivo raggiunto. Allora, il Carnevale di Viareggio nasce 140 anni fa grazie ai signori di Lucca, della città che abbiamo, la città d'arte che è qui alle nostre spalle in queste colline. Venivano a Viareggio per festeggiare proprio la festa pagana vera del Carnevale e costruivano piccole carrette trainate dai buoi e sfilavano festeggiando la manifestazione. Negli anni i viareggini, i maestri calafati, dei cantieri navali, insomma carpentieri in legno, abilissime persone, hanno saputo prendere questa cosa che è nata veramente semplice e povera, e in 140 anni gli hanno fatto vivere un'evoluzione splendida. È diventata la manifestazione più importante appunto della città e a questo punto un vero prodotto commerciale che attira tutti gli italiani e non solo per 5 grandi giornate durante l'inverno rigido della città. E il Carnevale adesso, ai giorni nostri, possiede innanzitutto la cittadella del Carnevale, che sono appunto questi cantieri nuovi da 10 anni circa a questa parte, dove realizziamo le costruzioni. Le costruzioni sono divise in 4 categorie. Abbiamo la categoria più piccola, che sono le maschere isolate, mascheroni in cartapesta del peso circa di 25 kg, portati a spalle da una persona, e la persona anima il mascherone facendolo sfilare a piedi tra la gente. Ed è insieme alla mascherata di gruppo, che è la terza categoria dove sono io adesso, una delle categorie più coinvolgenti, perché sta proprio tra la folla. E un particolare del Carnevale di Viareggio è che non abbiamo transenne che dividono lo spettatore dalla costruzione, proprio è tutto a pieno contatto, in stretto contatto. Poi abbiamo la seconda categoria e la prima categoria, che sono i carri, le categorie su ruote. La seconda categoria sono di dimensioni ridotte, la prima categoria sono le grandi dimensioni, dove carrette di 8 metri per 12 per altezza varia, e comunque ogni anno, a discrezione di ogni costruttore che fa il proprio bozzetto, nasce una scenografia di forme, di dimensioni, di movimenti più svariati. I giovani nel Carnevale di Viareggio sono una cosa fondamentale sotto l'aspetto della partecipazione e l'animazione sulle costruzioni. Già a partire dalle mascherate di gruppo assistiamo a dei corteggi a piedi. Nel mio caso io ho un bel gruppo di amici che mi assistono e sentono la manifestazione già dalla costruzione, mi vengono a trovare, ormai se la vivono e sono anche di parte. Si sente molto questa concorrenza, perché nei carri soprattutto partecipano centinaia e centinaia di figuranti, che a volte sono semplici figuranti che fanno calore, colore e atmosfera, e in altre situazioni dove il costruttore sceglie
come sviluppare la coreografia, viene proprio studiato uno spettacolo dove il figurante diventa quasi un attore. E si parla di da 200 a 600 figuranti per ogni costruzione. Abbiamo 8 costruzioni grandi e 6 costruzioni piccole, perciò abbiamo veramente 3.000-5.000 figuranti che sin dall'autunno, dove scelgono il costruttore a cui appartenere ogni anno, dicono io scelgo di andare su questo carro anziché un altro, dopo diventa una difesa a spada tratta della propria costruzione. Però ovviamente non c'è più il gruppo rionale, qui i costruttori sono vanno al di là dell'appartenenza ad una contrada, però la concorrenza dopo, nel momento proprio vivo del carnevale, diventa spietata. Ogni maschera crede nella sua costruzione e fa di tutto per migliorarne l'aspetto partecipando allo spettacolo. They wanna get my gold. Siamo in Fondazione Carnevale, nell'ufficio di presidenza, e vi presento Alessandro Santini, presidente della Fondazione Carnevale. Un carnevale giovane, un carnevale di 140 anni, un carnevale che ha prospettive di lunga durata, quindi un carnevale che ha bisogno di giovani. Anche se il carnevale è nato nel 1873, ha avuto nel suo arco di vita tante persone, tanti giovani che hanno fatto sì che il carnevale diventasse più importante, più grande, più bello e diventasse per noi il carnevale più importante del mondo, dove i carri più grandi del mondo sono solo quelli di Viareggio. Quindi è grazie a chi ha vissuto finora e ha fatto grande il carnevale che oggi siamo qui con i giovani che il carnevale lo portano avanti. Giovani costruttori, giovani carnevalari, giovani mascheratisti, giovani artisti e professionisti che con maestria, che con dedizione, con passione, perché il carnevale è solo mosso dalla passione, riescono a far sì che sui viali a mare di Viareggio possano sfilare delle vere e proprie opere d'arte. Visitando la cittadella, visitando la nostra manifestazione, sfilando sui viali a mare con noi, ci si rende conto, toccando con mano, quanto è importante il lavoro che questi ragazzi fanno.